Buongiorno amici, oggi saliamo al rifugio Alberto e Maria Ebrentei nel cuore delle Dolomiti di Brenta, partendo dalla Val di Brenta, passando per Malga di Brenta Bassa e quindi facendo un itinerario un po' diverso dal classico percorso di Valesinella. State con noi per vedere un bellissimo rifugio recentemente rinnovato con un itinerario un po' diverso dal solito. L'accesso avviene da Sant'Antonio di Mavignola, da quest'anno è a pagamento, il costo è di 6 euro. Sappiate che da qui potrete anche accedere per la direzione di Vallagola per la salita a Rifugio 12 Apostoli, in questo caso pagherete 8 euro. L'auto si lascia nel parcheggio in località Pra delle Bore. E da lì in poi si segue il sentiero 323 in direzione Malga Brenta Alta Rifugio Brentei. Pensavate che ero solo, eh? Invece no. Sono anch'io. Primi 3 chilometri circa di sentiero sono praticamente pianeggianti nel fondovalle, Val Brenta, e poi si inizia a salire sotto questa imponente paretona e qui inizia il primo strappo che ci consente di guadagnare quota sino ad arrivare al piano di Malga Brenta Alta. In 1 ora e 40, dopo 4 km e mezzo, arriviamo alla Malga di Brenta Alta. Con Con sfondo Brenta. qui si vede già il rifugio, ma per raggiungerlo c'è ancora un bel pezzo. Da questo pianoro la vista del crozzone di Brenta è davvero impagabile. Qui troviamo una biforcazione che porta anche al rifugio Casinei, segnato escursionisti esperti. Noi procediamo per il rifugio Brentei, dice 1 ora, 1 ora e un quarto. Sempre sentiero 323. Prima volta anche per noi che facciamo questo sentiero e ora si sale un tratto di gola davvero molto scenica. Da qui si inizia a vedere il sentiero alto, quello che parte dal rifugio Casinei e arriva al rifugio Brentei, che corre lì. Noi invece siamo saliti lungo quella traccia, saliti per questa gola molto scenica, sempre con vista di primo piano sul crozzone di Brenta. Sentiero un po' più esposto, abbiamo trovato anche delle staffe, diciamo che è un po' più per escursionisti esperti rispetto alla traccia in alto, che è adatta a tutti, anche alle famiglie. Altra biforcazione per rifugio Casinei con sentiero attrezzato Riccardo Violi. Noi proseguiamo verso destra, sentiero 323. Verso il Brentei.
Ciao, siamo arrivati al rifugio Brentei, nelle bellissime Dolomiti di Brenta. Arrivati! Circa 3 ore e un quarto, 7,3 km, bellissimo percorso, qualche tratto impegnativo, un millino di dislivello, però vista su Crozon di Brenta sempre molto molto bella. Adesso stiamo scendendo, facciamo un giro ad Anello verso il rifugio Casinei e Vallesinella. Sentiero 319 che ci consentirà di tornare giù e da qua si vede bene giù la Val di Brenta e giù là in fondo la Malga. Vallesinella, arriviamo! Dal rifugio Cascate di Mezzo, eccoci che risbuchiamo a Malga Brenta Bassa. Bellissimo giro!